Adelchi è una tragedia di argomento storico. Alla fine dell'VIII secolo l'Italia visse uno dei momenti più convulsi della sua storia. Carlo Magno, re dei Franchi, invase la penisola su richiesta del Papa e sconfisse il re dei Longobardi Desiderio. Desiderio era il re dei Longobardi di tutto il nord Italia. L'Adelchi, la tragedia Adelchi, rilegge queste vicende storiche, tormentate, e Adelchi, che è il figlio di Desiderio, è il ritratto del principe moralmente integro, ma costretto dalle circostanze della storia ad assumere dei comportamenti che vanno contro la propria coscienza. È stata scritta la tragedia tra il 1820 e il 1822, sicuramente la più famosa tragedia dell'Ottocento romantico italiano. Brevemente, la trama, la ripetiamo. Carlo Magno ha ripudiato come moglie la figlia di Desiderio Ermengarda, dunque Desiderio vuole vendicarsi, dichiara guerra, nonostante Adelchi si opponga. Desiderio è sconfitto in battaglia, viene fatto prigioniero. Adelchi viene ferito. Prima di morire, Adelchi incontra per l'ultima volta il padre. Il passo che leggeremo cessa i lamenti, appunto, mette in scena il dialogo, l'ultimo dialogo tra padre e figlio. Il passo che analizziamo è tratto quindi dal quinto atto, scena ottava. Carlo, Desiderio, Adelchi ferito e portato. Quindi sono tre personaggi in scena, ma a parlare, a dialogare, sono Carlo e Desiderio. A un certo punto poi il dialogo termina e c'è questo lungo monologo di Adelchi. Infine poi riprende il dialogo, tra poi in scena anche Carlo. Analizziamo solamente questo monologo. Desiderio è prigioniero di Carlo Magno, Adelchi è stato ferito in battaglia. E Adelchi è al cospetto del padre, sta per morire. Desiderio non fa altro che lamentarsi, dice: "Ahi lassa, hai guerra atroce, io crudele che la voglio, io che ti uccido." Desiderio vede il figlio che sta morendo, quindi non fa che lamentarsi. E Desiderio esprime anche un pentimento per aver mosso una guerra contro Carlo Magno, guerra che il figlio non voleva. Quindi si pente di non aver seguito il consiglio del figlio. Il figlio non voleva fare guerra a Carlo Magno per due motivi. Uno perché sapeva che Carlo Magno era più forte e avrebbe vinto, quindi per un eccesso di realismo. Due perché era consapevole che Longobardi, il re Desiderio, aveva commesso un'ingiustizia nei confronti del Papa, in quanto si era impadronito di alcune città che appartenevano al solo pontificio. Quindi eccesso di realismo, ma anche una dimensione ideale, in quanto Adelchi è religioso ed è cristiano, portarono a sconsigliare il re Desiderio a fare guerra contro Carlo Magno e contro il Papa. Si lamenta Desiderio: "Ho desiato da questi occhi, o quanto lungi da te soffersi." Insomma, si lamenta perché sa che non potrà più vedere il figlio. Interviene quindi con tono ruvido e severo Adelchi. Allora, diciamo che il senso di tutta questa scena, o meglio dell'intervento lungo che ho chiamato monologo di Adelchi, il senso del discorso è il seguente: quando viene il momento della morte, si svela il senso della vita. E la vita, per il Manzoni delle tragedie, di questa tragedia, è un compromesso tra il bene e il male, anzi, di più, nella vita è impossibile esercitare il bene fino in fondo. Anzi, in politica essere giusti è impossibile. Certo,
Certo, è una posizione molto pessimista questa di Manzoni, che verrà sicuramente superata poi nei Promessi Sposi, in cui c'è il male, ma c'è anche il bene nei Promessi Sposi. Il bene che si realizza nella realtà, che si concretizza nelle azioni della vita quotidiana. Nei Promessi Sposi c'è il cardinale Federico Borromeo, c'è Fra Cristoforo che rappresenta il bene nella vita. Mentre questa tragedia, il bene nella vita, non può esistere, tantomeno nella politica. Quando verrà il momento della morte, dice Adelchi, anzi bisognerebbe rallegrarsi perché terminano le sofferenze, i compromessi, le miserie e le ingiustizie. Solamente allora, la misericordia di Dio e il giudizio sul nostro operato potranno salvarci. Quindi una dimensione totalmente pessimista di Manzoni, cui la morte, anzi, è una liberaci dai nostri mali e dai nostri peccati, un momento di liberazione. La morte è una visione cristiana, ma estremamente pessimista. Si parla infatti di pessimismo cristiano nella Adelchi. Quindi cessa i lamenti, non lamentarti, padre. Non era questo il tempo di morire? Quindi il desiderio è molto legato alla vita e proprio nel momento della morte Adelchi vorrebbe che si affronti il dolore con dignità e che si raccolga il frutto delle proprie opere. Gli sta dicendo al padre, tu desideri, volevi la guerra e allora adesso devi morire, devi saper morire con dignità. Adelchi è un realista, sapeva quanto la guerra fosse persa in partenza ed è un pessimista, ma con una visione religiosa della vita, perché la vita non si ferma qui. Per Adelchi c'è un'altra vita dopo la morte. Ma tu, che preso, significa catturato, vivrai, vissuto nella reggia, ma tu, desiderio, ascoltami, tu che sei stato catturato e che hai avuto esperienze della vita regale. Vissuto nella reggia. Adesso fa la sua lezione Adelchi, dice cos'è la vita. È un gran segreto la vita, non lo comprende nessuno se non nell'ora estrema, cioè nell'ora della morte, nell'ultimo momento. Ti fu tolto un regno, beh, non piangere. Sei stato sconfitto? Ti è stato tolto il potere, non rimpiangere, desiderio, il potere che hai perso. Perché desiderio non dovrebbe rimpiangere? Perché? Adesso lo spiega Adelchi. Gli dà una lezione. Gli dice, Mel, credimi in quello che ti sto dicendo. Allorché a questa ora tu stesso apprezzerai, nel momento in cui tu ti avvicinerai a questo momento della morte, a questa ora, è l'ora di Adelchi, se sta per morire ferito. Giocondi si schiereranno al tuo pensiero dinanzi gli anni in cui il re non sarai stato. Sarai proprio felice di non essere stato re. Si presenteranno, schiereranno al tuo pensiero, davanti al tuo pensiero, gli anni in cui non sei stato re. Gli anni in cui neppure una lacrima registrata in cielo sarà addebitata al tuo carico, in cui né una lacrima pur notata in cielo fia contro di te, né il nome tuo saravvi con l'imprecar dei tribolati asceso, né il tuo nome sarà salito in cielo, asceso, con le maledizioni, con l'imprecare delle persone in difficoltà, vittime, doloranti, dei tribolati, sofferenti. Godi che re non sei, godi perché rallegrati di non avere questa responsabilità di fare del male agli altri, perché è impossibile fare del bene esercitando il potere. Godi che chiusa all'oprarte ogni via, godi che non puoi agire, perché nel momento in cui agisci, in quanto uomo commetterai degli errori.
Non vi è loco, non vi è luogo ad azioni, opera, che siano gentili, che siano senza colpa, innocenti. Chi è nobile d'animo non può operare bene nella vita. Non resta che far torto o patirlo. L'unica cosa giusta che si può fare nella vita è non agire, ma... Adelchi, come anche la sorella Ermengarda, sono degli sconfitti che vedono in Dio l'unica possibilità di vittoria e di riscatto. La loro impotenza li rende politicamente reazionari. Obbedienza e sacrificio riscattati in Dio. Dio è l'unica illusione che gli rimane d'altra parte. Adelchi però ha una grandissima responsabilità nell'aver esercitato il proprio potere fino in fondo. Poteva evitare la guerra, opporsi al re Desiderio, scontrarsi col padre. Questo non l'ha fatto, ha accettato passivamente il proprio ruolo. Quindi è uno sconfitto e inetto, possiamo chiamarlo anche. Una persona che non riesce a agire nella realtà e vede l'unica possibilità di salvezza, di senso nella fuga, nella religione. È un po' anche Ermengarda, è lo specchio al femminile che si vede ripudiato da Carlo Magno, non trova più altro motivo per continuare a vivere, si rinchiude in un convento. Morale della storia, per Adelchi, una feroce forza il mondo possiede. Il mondo è crudeltà. Crudeltà del mondo reale, la sconfitta degli ideali. Nella realtà chi agisce, agisce secondo diritto, ma questo diritto spesso è ingiusto. Governare sugli uomini, che per loro natura sono malvagi, non è una cosa piacevole. La giustizia umana è in verità ingiustizia. Non è piacevole governare nella malvagità. Non è dolce reggere, governare l'iniquo. Questo felice, si riferisce a Carlo Magno, cui la mia morte fa più fermo il soglio, che a cui la mia morte rende più saldo, il soglio significa il potere imperiale, cui tutto ride, che è fortunato, tutto plaude, tutto lo applaude e tutti lo servono, questo uomo è un uomo che morrà. Anche lui, nel momento della morte, si renderà conto di ciò che è stata la vita e quante ingiustizie sono state commesse, anche per la propria volontà. E questa è una visione anche che si rivede nel 5 maggio, la famosa ode dedicata a Napoleone, e Manzoni immagina Napoleone nel punto di morte, si pente di tutto ciò che ha commesso, di tutti i suoi peccati, e quindi viene accolto da Dio, dall'abbraccio misericordioso di Dio. La visione tragica di Manzoni, in quanto l'unica vita vera è quella in Cristo. Ripeto, questa visione pessimista verrà superata nei Promessi Sposi, in cui esiste un bene che si realizza e concretizza nella costruzione di una società, di una realtà nuova. Quindi, per concludere, Adelchi ha un alto senso del dovere, crede nel bene, ma per realizzare questo bene non ha la forza fino in fondo per contrastare il male della realtà. Ha un sentire nobile, vuole vincere la miseria della vita, ma ne rimane schiacciato. Il pessimismo cristiano di Adelchi consiste nel fatto che non bisogna rimpiangere la morte. Con la morte finiscono le ingiustizie e il male, i giusti non possono essere felici in questo mondo. La morte è il momento che svela il senso della vita, è l'unico significato dell'esistenza, è il riposto nella misericordia di Dio.